il Figline Eagles Firenze ha vinto la finale regionale della storica 25esima edizione del torneo internazionale di mini basket CEFA. Si è chiusa così la prima parte del torneo, che entrerà nel vivo dal prossimo 23 aprile con l'atto conclusivo, quello internazionale. Il quadro delle partecipanti è quasi delineato, già certe le presenze di squadre provenienti dalla Bielorussia, Ungheria e Croazia. Intanto la fase regionale, come dicevamo, ha segnato il titolo con la vittoria di Figline, che in finale ha superato il Don Bosco Livorno, terzo gradino del podio per la polisportiva Ghezzano, che ha battuto Empoli e mantiene così ancora qualche speranza di poter partecipare alla fase internazionale. Il torneo scatterà il 23 aprile sui campi di Castelnuovo Garfagnano e San Romano ed è riservato alla categoria Aquilotti, nati nel 2005-2006. Il quadro delle partecipanti alla fase internazionale vede ancora due caselle vuote. Se non arriveranno le conferme che lo staff sta attendendo, saranno ripescate Don Bosco, Livorno e Ghezzano. Certa invece della partecipazione al Figline dopo la vittoria nella fase regionale. A rappresentare la Toscana ci saranno anche la Mensana Siena, oltre al padrone di casa del CEFA. Da Minsk, Budapest e da Zadar arriveranno le tre formazioni straniere. Poi ancora squadre da tutta Italia, il Caossi Basket a Forlì, vincitore del 2014, il Calderara Bologna, Olimpia Basket Tagia Imperia, Forlì e Liberi Monza, Imperia Basket, Riviera dei Fiori, Entella Basket Aosta, B-Basket Project Pesaro e CS Free Basket Milano. Su Fredini e il suo staff stanno aspettando l'ok da parte di una squadra di Salerno e la risposta ufficiale di una formazione dagli Emirati Arabi.